Perché il Partito Comunista dobbiamo oggi, nel rileggere questo secolo, collocarlo nella storia antica? È effettivamente passato o ancora abbiamo diciamo, lo spirito di quel partito in questo tempo, in questa attualità? La risposta breve potrebbe essere che non è rimasto nulla né sul piano organizzativo né sul piano personale, umano, anche per la falcidia del tempo, né sul piano delle idealità programmatiche. La cesura più drastica, volutamente drastica, fu quella prodottasi alla nascita, a mio avviso precipitosa, infausta, del cosiddetto Partito Democratico, i cui punti di riferimento ideali furono resi noti, e se uno li scorre, quei testi esistono ancora, nota che non vi è nessuna figura della storia del movimento, non dico comunista, ma operaio, tra le figure di riferimento. Si va da Kennedy a Bobbio a Martin Luther King, forse anche a Teresa di Calcutta. Quindi la cesura è totale, tolta l'organizzazione, tolti gli uomini, tolti i concetti fondanti, direi che parliamo di qualche cosa che non esiste più. Questa è la risposta breve, diciamo, alla domanda. Poi si può arricchire E adesso ripercorreremo. osservando un ulteriore aspetto, che cioè quella mutazione violenta e drastica si inquadrava in un più generale fenomeno di scomparsa dei partiti politici, quali erano nati e si erano manifestati e si erano sviluppati dopo la liberazione, dopo la formazione della Repubblica. Quindi la scomparsa degli altri partiti, la cui azione anche di contrasto l'uno verso l'altro, ha significato lo spazio a formazioni che con i partiti politici non hanno nulla a che fare, sono altre cose, quelle che ci circondano. Quindi il tempo presente è totalmente diverso da quella storia definibile antica per le ragioni che ho detto. Michele, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo o noi cominciamo la narrazione storica? Una battuta, perché questa è materia, diciamo, di competenza esclusiva del professor Canfaro, non mi permetterei mai di interferire con la sua competenza di storico e soprattutto di storico dell'antichità. Io penso che il libro e le riflessioni che Luciano Canfaro fa da tempo su questo argomento in realtà sono utili soprattutto perché sgombrano il campo da un equivoco, innanzitutto da un equivoco sentimentale. La nostalgia è un sentimento reazionario. Noi non stiamo celebrando un morto, non fosse altro perché, come ha detto adesso il professor Canfora, il morto è morto da almeno 20 anni, forse anche di più. Quindi, se non è storia antica, certamente è storia. Dopodiché, questa storia forse sarebbe il caso di studiarla, di discuterla, perché la storia è oggetto di discussione, perché la storia è una categoria del presente, cioè studiare la storia è un tema del presente, un tema dell'attualità, ed è quello che secondo me bisogna incominciare a fare anche con la tradizione del movimento operaio e della sinistra in Italia. E in questo senso, appunto, la storia come lente per la lettura del presente. Professore, un altro suo virgolettato. Se è vero che il tempo trasforma tutto, nulla nasce dal nulla. Nel 1921, che cosa è successo? Perché è stato necessario formare costituire il Partito Comunista d'Italia? Mi ha molto affascinato il racconto dei 21 punti del Comitato Comintern e del 21esimo in particolare.
ci faccia comprendere quanto era necessario quel passaggio in quel momento e che cosa ha determinato, perché eravamo alla vigilia dell'avvento, diciamo, del periodo fascista, sei stato determinante in che termini? Sì, è vero che di solito si dice, si ripete, che una delle cause dell'avvento del fascismo è stata la secessione del gennaio 21, la nascita del Partito Comunista d'Italia. Non è una diagnosi, secondo me, condivisibile, è molto superficiale. La storia in questione, la storia è molto diversa. Potremmo dire, usando un'espressione che fu di Gramsci, riferita da Gobetti in un bellissimo libro, La rivoluzione liberale, dove c'è un profilo di Gramsci molto profondo, molto acuto e anche molto affettuoso. La battuta che Gobetti parafrasa è: all'indomani della scissione di Livorno è stato un disastro, è stata una sconfitta. E la sconfitta c'è, nel senso che il proponimento della frazione, delle due, tre frazioni comuniste che stavano dentro il Partito Socialista Italiano, era di portare l'intero Partito Socialista Italiano non solo all'adesione alla nuova internazionale, nata da pochissimo, ma anche ad una azione rivoluzionaria nel nostro paese. Che la posta in gioco, non va dimenticato, non era quella di vincere le elezioni, era la rivoluzione. Questo era il punto. No. E non era un capriccio di un pugno di uomini, era la temperatura media dell'Europa dopo la guerra, dopo la prima guerra mondiale. Anzi, fu singolare per alcuni constatare che questa rivoluzione si producesse in due tempi e giungesse al potere in maniera molto aggressiva, se vogliamo, con una rapida installazione di una dittatura in Russia. Ma nei giorni in cui la guerra finisce, la rivoluzione è in Germania, cioè nel paese chiave di tutta Europa, allora come adesso. La maggioranza parlamentare weimariana, delle prime elezioni politiche dopo la fine della guerra, nel gennaio del 19, è una maggioranza composta dai due partiti socialisti, quello tradizionale, SPD, e quello che si era staccato verso sinistra nel corso del 1917, in sintonia con quello che accadeva in Russia. La rivoluzione in Baviera, la rivoluzione in Ungheria, radicale suo movimento in Inghilterra con i laburisti che diventano una forza che sarà ben presto di governo. In sostanza, l'episodio italiano doveva essere ed era percepito da tanta parte del Partito Socialista, non soltanto dalla componente dei comunisti puri o dei comunisti unitari, che erano due correnti all'interno del partito. Ma la rivoluzione è stata preparata male, non era matura e soprattutto non poteva prevedere, non poteva avere quella risposta abilissima che c'è stata, e cioè dell'altra rivoluzione, la rivoluzione fascista, che si è proposta come rivoluzione in contrasto con quella internazionalista voluta dalla sinistra tutta, da gran parte dei socialisti e dal Partito Comunista. Le prove generali di questa rivoluzione, quando ancora il Partito Comunista d'Italia non esiste, è stata l'occupazione delle fabbriche. L'occupazione delle fabbriche dura per tutta l'estate del 1920 e intanto si attua, riesce a manifestarsi, a diventare un fenomeno di massa soltanto nella parte orientale del nord Italia, Piemonte, una parte della Lombardia, una parte della Liguria. Si è fatta tantissima giusta retorica sull'occupazione delle fabbriche, il nucleo di soviet italiani. In realtà fu un fallimento.
da una parte le maestranze erano certamente volenterose per continuare la produzione, proteggere le fabbriche occupate con le armi, no? Ci sono tante immagini fotografiche celebri, no? Dell'occupazione delle fabbriche, ci sono anche alcuni pugliesi armati fino ai denti che stanno davanti alla Fiat occupata, e però ben presto il padronato riesce a dividere gli occupanti con la sostanziale complicità del vertice della Confederazione Generale del Lavoro, e dall'occupazione delle fabbriche si esce con un accordo sindacale al ribasso sostanzialmente, quindi una debacle. Il Partito Socialista come tale si tiene fuori, la CGIL va incontro alle proposte del padronato, si smantella l'occupazione delle fabbriche. Quello è il momento in cui la rivoluzione italiana, tanto immaginata come imminente, fallisce. Ecco perché non riuscire a portare l'intero Partito Socialista dentro il Comintern, ma ridursi alla secessione di un gruppo piccolissimo, viene definita giustamente una sconfitta da parte di un uomo acuto che a Livorno fu solo spettatore, non parlò, cioè Antonio Gramsci. E la leadership era quella di Bordiga, peraltro un uomo molto capace, intelligente, preparato, autorevole, era più vecchio degli altri, l'età conta molto nella politica come in tanti altri campi, no? Era un rivoluzionario più vecchio, dirigeva a Napoli il Soviet, i torinesi erano giovanissimi intorno all'ordine nuovo, si erano un po' bruciati nell'occupazione delle fabbriche che a Torino aveva avuto successo, Bordiga era rimasto molto freddo rispetto a questa ventata. Per Bordiga la rivoluzione era l'obiettivo, e quindi la secessione, la creazione di un Partito Comunista d'Italia, il passaggio obbligato per procedere. Infatti il programma del Partito Comunista d'Italia quando nasce, un programma breve ma molto significativo, comporta nei primissimi articoli l'abbattimento con la violenza dello Stato capitalistico, che non suona come una follia nel gennaio del 21 o ancora prima, perché è quello che si pensa in tantissima parte del movimento operaio rivoluzionario d'Europa. Il problema è che nel caso italiano la sconfitta viene dalla capacità dimostrata dalle classi possidenti di alimentare, di dare una mano alla rivoluzione antitetica. Il fascismo si presenta come rivoluzione e contrappone l'interesse nazionale a questo internazionalismo che non si sa bene cosa sia, che è considerato qualcosa di intellettualistico, lontano, le masse non possono capirlo se non applicandosi, studiandolo. E questo è uno dei motivi per cui il fascismo prende piede. Ma ancora nel 21 si vota, l'aprile del 21, per eleggere la Camera dei Deputati. Le elezioni del 19 avevano dato un enorme successo ai socialisti e ai popolari, ma non avevano questi due partiti creato un'alleanza, quindi governi che si succedono, si rivota da capo, e i fascisti sono un gruppuscolo piccolissimo. I socialisti mantengono le posizioni sostanzialmente, i comunisti hanno una quindicina di eletti, e si ricomincia una lotta parlamentare nella quale però l'avvento della mossa vincente di Mussolini, concordata ovviamente con i poteri dello Stato e soprattutto preparata da un anno di violenze, dall'inizio del 21 all'ottobre del 22, un anno di continue aggressioni protette, l'abbattimento dell'amministrazione socialista di Milano, di Bologna, con la violenza, con morti, i carabinieri arrestano coloro che resistono alle aggressioni fasciste, e questo dura mesi, mesi e mesi. Quando la marcia su Roma, atto eversivo, dovrebbe essere bloccata da una instaurazione dello Stato d'assedio, il re non lo firma e chiama Mussolini a formare il governo, e questo governo è un governo di coalizione, come quello di Draghi, va bene, perché dentro ci sono i popolari, no? Gronchi è stato sottosegretario nel governo Mussolini, nel primo governo Mussolini, poi è stato Presidente della Repubblica Italiana. Poi ci sono ovviamente tutti i liberali, tutte le sfumature, protetti da lontano da Giolitti, che è convinto che Mussolini è indispensabile, ma poi uscirà di scena e torneranno i liberali a governare come avevano fatto prima di quelle terribili elezioni del 19.
e dentro anche un po' dei democratici, no? Nitti, che ha contrastato D'Annunzio nella vicenda Fiumana, che ha contrastato Mussolini, chiede un incontro a Mussolini, Mussolini non glielo concede. Quindi in questa situazione si crea un governo apparentemente legittimo, perché formalmente lo è, che per primo atto, all'inizio del 23, mette in galera il vertice del Partito Comunista. Quindi le due rivoluzioni sono arrivate allo scontro, Mussolini da capo del governo mette in galera Bordiga, Grieco, e, tranne quelli che erano fuori in Italia in quel momento, va bene. Dopodiché si apre una storia che approda alla dittatura vari anni dopo, nel novembre del 26, e a quel punto tutti i partiti, ma in primis quello comunista, vengono messi fuori legge e i deputati comunisti arrestati. Questa è la storia. Quindi è una grande sconfitta quella di partenza. Ecco perché nel 44 si ricomincia, perché di mezzo c'è l'esperienza del fascismo, che ha dimostrato che considerare indifferente la conquista di una maggioranza attraverso il consenso, principio astrattamente rivoluzionario, è uno sbaglio, perché viene fuori il fascismo. Ecco perché ricomincia un'altra storia con altri proponimenti, con altri obiettivi e anche con altri risultati positivi, che è quella a noi più vicina, diciamo, post-bellica. Michele, vuoi aggiungere qualcosa su questo o proseguiamo il percorso? Beh, insomma, anche qua non voglio fare nessuna invasione di campo, però qualche riflessione dalle cose che diceva Luciano Canfora, secondo me, è opportuna, perché appunto parla al presente e non soltanto al passato. La prima è un dato di fatto difficilmente oppugnabile, e cioè che la rivoluzione, quella di cui all'epoca si vagheggiava, e non solo all'epoca, si vagheggiava in Italia, non si è in realtà realizzata in nessun paese dell'Occidente capitalistico. Il comunismo non si è affermato in nessuna parte d'Europa, si è affermato in paesi che non erano paesi dell'Occidente capitalistico, né in quel, tanto in quel periodo quanto dopo. E in questo senso è difficile negare che i comunisti dell'epoca avessero torto, cioè che non ci fosse una prospettiva rivoluzionaria in Italia prossima, anzi la prospettiva rivoluzionaria, ahimè, poi c'è stata, ma era la rivoluzione fascista, non era certamente la rivoluzione comunista. La seconda riflessione che bisognerebbe fare, anche questa perché un po' parla al presente, è sulla incapacità che quella scissione, che pure aveva grandi energie anche intellettuali, non soltanto nella società italiana, è però una scissione che tende non solo a dividere il campo di quello che poi saranno i partiti antifascisti, ma anche a, come dire, ridurre le capacità di costruire alleanze e di costruire coalizione. Luciano Canfora ricordava che il governo di coalizione, il governo di salvezza nazionale, lo chiameremo oggi, lo fecero i fascisti, non lo fecero i socialisti con i comunisti all'epoca. E questo probabilmente, anche questo, insomma, dice qualcosa di utile. Poi naturalmente quella storia è una storia molto più complicata, perché se è vero che questo avviene negli anni in cui il fascismo si espande e poi arriva la presa del potere, è anche vero, ma questo non è, credo, in discussione quasi da nessuno, che poi invece i comunisti italiani furono la base, prima in clandestinità e poi durante la resistenza, dell'antifascismo. E che se è vero che una responsabilità il movimento operaio l'ha avuta anche nell'incapacità di leggere quel momento storico e di trovare una soluzione alla crisi che ha poi favorito l'avvento del fascismo, è anche vero però che senza il movimento operaio probabilmente la caduta del fascismo sarebbe avvenuta in altro modo e con un altro esito. Esito sicuramente. Ma... proprio dopo il periodo della... Luciano Canfora voleva aggiungere una cosa. Ah, sì! Una piccolezza, cioè piccolezza, sono tutte considerazioni postume che stiamo facendo, ma a rigore non sarei neanche così, diciamo, incline a usare l'accetta nel distinguere le responsabilità, perché non è notissimo, se non per chi si dedichi poi a seguire queste vicende sul piano storiografico, documentario, eccetera, non è notissimo che subito dopo, poco dopo la scissione,
E visto il risultato deludente, dal Comintern, in particolare da Lenin, viene una direttiva imperativa per il fronte unico e la riunificazione, perlomeno operativa, con i socialisti. E a quel punto la cosa curiosa è che non soltanto Bordiga è contrarissimo, e arriva anche ad uno scontro poi con Stalin a un certo punto, ed è celebre la battuta attribuita a Stalin, ma forse verbalizzata: Dio la perdonerà, compagno Bordiga. E qui un sussulto, diciamo così, di linguaggio ecclesiale sulle labbra di un uomo che certo aveva studiato in seminario, poi era il capo dei comunisti russi, quindi fa un certo effetto. E ma non soltanto lui, ma a Terracini, che si contrappone a questa... Terracini era l'uomo che aveva parlato a Livorno ed era stato direttamente contestato da Turati, un memorabile scontro oratorio. Turati aveva detto a Terracini cose che non possiamo ricordare a Craxi, perché Craxi è morto, quindi non può più fruire questo pensiero. Aveva detto: noi vogliamo le stesse cose, voi e noi, ma noi pensiamo di arrivarci diversamente. Ecco, questo non va mai dimenticato, perché voi, quando parleremo di socialismo, socialdemocrazia, dovremo chiarire che è una cosa molto seria, non è Saragat. Ecco. A quel punto anche Terracini è sulla linea di Bordiga. E la celebre frase di Lenin, plus de souplesse, camarade Terracini, cioè un po' più di elasticità, questa totale chiusura. Poi i comunisti italiani hanno capito a loro spese, e non a caso i sovietici impongono Gramsci come segretario quando torna dalla Russia, e la linea che Gramsci cerca di attuare nell'inizio del 26, cioè pochi mesi prima di essere arrestato e di vedere fuori legge il suo partito, è una linea non uniforme dai principi di partenza, ma ovviamente di apertura all'obiettivo principale: conseguire la maggioranza nell'ambito della classe operaia. Questo è uno dei punti delle tesi di Livorno. Ecco, questo è giusto per completare con qualche sfumatura quella storia. E quello che a cui avete fatto riferimento ci accompagna come periodo fino al 1944, quindi dopo il periodo del partito fuorilegge, il periodo fascista, la resistenza. Nel 1944 noi ascoltiamo un Togliatti cominciare a teorizzare il partito nuovo. Anche qui voglio leggere un brevissimo passaggio del suo libro. Partito Nuovo è un partito della classe operaia e del popolo, il quale non si limita più soltanto alla critica e alla propaganda, ma interviene nella vita del paese con un'attività positiva e costruttiva, la quale, incominciando dalla cellula di fabbrica e di villaggio, deve arrivare fino al comitato centrale, fino agli uomini che deleghiamo a rappresentare la classe operaia e il partito nel governo. Quindi quello che oggi chiameremmo la sinistra di governo comincia probabilmente ad essere pensata e poi di conseguenza agita in questo periodo. È anche un momento in cui, a proposito di categorie, della storia, il partito rivoluzionario sta diventando partito riformista, e negli anni successivi abbiamo parlato di progressisti nelle evoluzioni successive. Ci aiuta a comprendere questa svolta che nel 44 il Partito Comunista vive con Togliatti, e anche l'abbandono, dicevamo con Michele, della prospettiva rivoluzionaria verso un percorso che poi si avvicina al periodo di massimo successo elettorale e poi vedremo anche di governo. Sì, però non vorrei che le parole venissero usate
una vicino all'altra come sinonimi. E ho coperto un periodo lunghissimo, indubbiamente. Perché usa una parola generica che faceva sorridere Leopardi, no? Le magnifiche sorti progressive. E riformismo è una parola che noi usiamo pudicamente per coprire l'inerzia. Invece, se ci rimettiamo, ci riportiamo con la mente nel tempo in cui Togliatti scriveva quelle parole che lei ha letto, la Democrazia Cristiana aveva un esponente al quale aveva affidato di stilare il testo, l'opuscolo propagandistico sull'aspetto economico, il programma economico. Quest'uomo si chiamava Mintore Fanfani, il quale nella pagina 7 di quell'opuscolo scrive che l'indignazione, la rivolta morale in tutto il mondo contro il capitalismo è la prova del fatto che il cristianesimo è ancora vivo. Questi erano i pensieri di quel partito che Togliatti indica parlando a Firenze nel teatro La Pergola come il principale interlocutore del Partito Comunista, cioè un partito democratico cristiano che era effettivamente negli intendimenti sia democratico che cristiano, va bene, cosa che nel corso del tempo si è andato via via un po' appannando, diciamo così. Quindi dobbiamo considerare che volere le grandi riforme di struttura lavorando con un partito come la Democrazia Cristiana e ovviamente il Partito Socialista, i cui pensieri erano quelli che ho prima ricordato, è tutt'altra cosa dalla pastetta, dalla pappina che noi siamo soliti chiamare progressismo, che consiste non so in che cosa, in qualche diritto civile brandito come il fronte della rivoluzione proletaria, nella migliore delle ipotesi. Ecco perché dicevo, metterei in guardia dal mettere una accanto all'altra delle parole che sembrano sinonime e non solo non lo sono, ma partono da situazioni concrete completamente diverse. Chiara. Ah, ok, no, pensavo si fosse bloccato, scusatemi, pensavo ci fosse stato un blocco del video. Come cambia la prospettiva, quindi, e il lavoro del Partito Comunista in Italia con Togliatti? Il periodo del Partito Nuovo a cui il libro dedica... E quindi la prospettiva anche del partito che fa coalizione, immagina. Sì, no, questo è il problema vero, insomma, il succo della questione, se vogliamo anche il problema storico. Palmiro Togliatti, chi è quest'uomo? Quest'uomo intendo dire 1944-64. Io conobbi a lungo conversai con Nilde Iotti, la quale mi disse che credo che la persona più vicina a Togliatti si possa immaginare. Ok. Ecco, dicevo, quando per esempio si parla di riforme di struttura e usiamo la parola demonizzata, che io vorrei recuperare anche sul piano culturale e storico, socialdemocrazia, vabbè, è il partito di Marx e di Engels, è il partito di Lenin, si chiamava Partito Socialdemocratico dei Lavoratori Russi, va bene. Quando chiesero a Engels perché avessero chiamato Manifesto del Partito Comunista il loro testo del 1848, lui disse: ma perché socialismo è diventato una parola molto borghese, nel senso che anche delle elite borghesi in Francia soprattutto usano questo termine e volemmo indicare una rottura. Va bene, ora abbandoniamo questa filologia lessicale, ma se uno legge i programmi del più importante partito socialdemocratico del mondo, cioè quello tedesco, il programma di Erfurt 1898, il programma di Heidelberg 1925, l'abbattimento del capitalismo è l'obiettivo finale della socialdemocrazia. Va bene.
a Bad Godesberg 1959 diventa l'obiettivo il mercato sociale, cioè non più l'abbattimento del capitale ma la coabitazione con esso. Il preambolo del programma di Bad Godesberg è salviamo l'umanità dall'arma atomica, che è il programma che Togliatti sviluppa in un celebre discorso della campagna elettorale del 63, il destino dell'uomo, Bergamo. Allora, questo termine perché in Italia è disprezzato, è sempre stato disprezzato? Per la scissione di Palazzo Barberini, cioè il tradimento di un pezzo del Partito Socialista che intende colpire il Partito Socialista innanzitutto, e ci riuscì in buona parte, no? Perché nelle elezioni del 48 i socialisti, che erano due anni prima il primo partito della sinistra, erano invece in enorme difficoltà. Fu un'operazione pagata dall'esterno, imposta dall'esterno, tutto quello che sappiamo. Ma la parola non per questo perde il suo peso. Io vorrei ricordare delle frasi di un personaggio molto significativo e degno di grande rispetto nella sua totale contrapposizione a Togliatti, peraltro. Mi riferisco a Pietro Secchia. Pietro Secchia, insieme con Luigi Longo, è stato l'organizzatore militare della resistenza delle Brigate Garibaldi nei 18 mesi tremendi della guerra civile italiana, ed è stato fino al 1955 un vice segretario insieme con Longo del Partito Comunista, il capo, potremmo dire, dell'organizzazione di partito, uomo leale al massimo. Lui era convinto che la resistenza in parte fosse stata tradita, perché si poteva fare di più. In una sua nota di diario lui dice: non ho mai avuto ambizioni personali, quindi scrive dopo il 55, quando è stato ridotto a segretario regionale in Lombardia, e lui dice: c'erano, anche se non ne parlavamo lui e Longo, evidentemente delle considerazioni politiche, tanto io che Longo sentivamo che con Togliatti il partito si sarebbe andato sviluppando come un partito socialdemocratico. Questa è una nota di diario che è stata pubblicata in un bel libro su Secchia e che curiosamente non è compresa nell'archivio Secchia, che è stato pubblicato dalla Fondazione Feltrinelli, curata da un pool di persone di partito, Ambrogio Donini, eccetera. Quindi questa pagina è stata tolta, ma esiste. Ed è molto sintomatica, lui non fa dei comizi contro il segretario del partito, ma affida ad un libro, diciamo così, privato, una considerazione molto vera, che cioè tutta la politica di Togliatti non può che andare in quella direzione, che è l'unica possibile. Aldo Agosti ha scritto un bellissimo libro, una biografia di Togliatti per la UTET, e nell'ultima parte, negli ultimi capitoli, lui mette in luce che quando nasce il vero centrosinistra, vero, non quello ridicolo nostro, che non si sa che cosa sia, quello Moro-Nenni, le grandi riforme, l'energia elettrica, eccetera, Togliatti è fortemente tentato dall'astensione, cioè un segnale positivo, però il corpo del partito non è soprattutto il gruppo dirigente, potremmo dire, a parte Giorgio Amendola e i suoi seguaci, non è d'accordo. Quando prima ricordavo la brava Nilde, che è una donna acuta e oltre che politicamente impeccabile, mi viene da pensare che, essendo lei stata poi, dopo la morte di Togliatti, una dei leader della corrente migliorista, no, come veniva chiamata, forse 2 più 2 fa 4, cioè in fondo lei ha praticato la politica che riteneva o sapeva essere quella che era nella testa di quell'uomo al quale aveva dedicato tanta parte della sua esistenza, collaborando in piena simbiosi. Mai c'è stata nel mondo, diciamo, della politica una vicinanza più profonda che tra questi due, Nilde Iotti e Togliatti. Quindi mi piace sottolineare che lei è la cartina di tornasole di ciò che lui veramente intendeva. Ma ora siamo sulla psicologia individuale. La frase di Pietro Secchia è molto significativa e credo che ci aiuti poi a capire in che senso usiamo questa parola.
Sì, io solo una battuta chiara su questo punto, che in realtà ne dovrebbe aprire molti altri, forse anche troppo proiettati sull'attualità. Io su questo sono completamente d'accordo con Luciano Canfora e con quello che scrive nel libro che ha detto adesso. Ad averla in Italia la socialdemocrazia. Noi purtroppo siamo tutti vittime di questo furto di terminologia che è avvenuto a un certo punto, questo furto di parola, socialdemocrazia. E anche nel nostro... di una pratica corrispettiva. Socialdemocrazia è diventato appunto sin dall'epoca di Palazzo Barberini sinonimo di tradimento, di annacquamento, di imbroglio ai danni delle classi lavoratrici, delle classi subalterne, eccetera. In realtà la storia del movimento operaio è esattamente al contrario, cioè tutti veniamo dalla socialdemocrazia e forse se reimparassimo a occuparci delle diseguaglianze, del lavoro e del ruolo dello Stato come il pensiero socialdemocratico, come in qualche fase della storia, in qualche parte dell'Occidente la socialdemocrazia ha fatto, faremo passi da gigante. Adesso non voglio anticipare un tema che immagino verrà di qui a poco, ma se io devo pensare a quale sia la ragione teorica non dello slittamento, ma della frana, della slavina che si è verificata dal crollo del muro di Berlino e quindi dalla fine del Partito Comunista al tradimento e al rovesciamento completo degli ideali di quel partito, ebbene, secondo me è esattamente perché in Italia a un certo punto è venuta a mancare una cultura politica socialdemocratica, nel senso che stiamo dicendo. Perché sicuramente quella cultura non ha costituito né un argine né una base per costruire un altro partito. Qui il problema, adesso lo dico molto in sintesi perché sennò ci avventureremmo in un ragionamento che ci porterebbe forse anche fuori tema. Io non sono, diciamo appunto, fra i nostalgici, non credo che la soluzione ai nostri problemi sia nel vagheggiare un passato aureo, che poi in realtà, come quasi sempre è, aureo non è mai stato. E quindi non sono, io tra l'altro non sono mai stato iscritto al PC, quindi non ho mai avuto, non ho questa idea nella testa per cui dobbiamo tornare indietro. Non penso che sia possibile tornare indietro, la storia, come è noto, non torna mai indietro. E però c'è un problema enorme nel nostro paese, che è un problema di cultura politica. Cioè quella generazione, la generazione che ha costruito il Partito Comunista, la generazione che ha fatto la lotta politica nel dopoguerra, non ha lasciato un'eredità dal punto di vista della cultura politica. E l'operazione che è stata fatta dopo la caduta del muro e dopo lo scioglimento del Partito Comunista è stata una fusione a freddo, cioè si è deciso non di unire due partiti, e men che meno di unire due culture politiche, ma di unire due gruppi dirigenti, per certi versi di unire due nomenclature. E forse questa è la vera base, la vera ragione del disastro che si è abbattuto sulle nostre teste, sulle teste di un po' tutti successivamente. Il problema non era lasciare o non lasciare il nome comunista o mantenere in astratto l'ideale comunista. Il vero problema era quello di costruire, o se si vuole, di recuperare una cultura politica che era nella storia del movimento operaio e che invece, un po' per ignoranza e un po', secondo me, per furbizia, è stata messa da parte. Se vogliamo aggiungere una considerazione storica, perché si finisce poi con l'essere un po' unilaterali, inevitabilmente, no? Quando si sintetizza. Un fattore che polarizzava il corpo del partito, il corpo vuol dire tutto l'apparato di chi mette la vita nel farlo funzionare, un fattore che lo polarizzava era la Guerra Fredda. L'ambasciata americana a Roma chiedeva insistentemente a De Gasperi di mettere fuori legge il Partito Comunista. De Gasperi non l'ha mai voluto fare e questo gli va a onore della sua intelligenza politica e della sua addirittura, della capacità di tenere comunque fede
realtà del CNN, di cui anche la Democrazia Cristiana era parte integrante, ma quanto più questa persecuzione potenziale, che poi si traduceva in violenza nelle strade, la celere sugli operai morti, scioperanti, Modena, eccetera, e quanto più questo accadeva, tanto più il partito serrava i ranghi, e quindi la sua trasformazione, da cui Togliatti non ha mai perso lo sguardo, era via via procrastinata. Il centro-sinistra perché è importante, quello vero? Perché la prima cosa che Nenni chiede è: non si spara sugli operai, non si spara sugli scioperanti, e ottiene questo. Questo che cosa vuol dire? Che da quel punto in avanti cambia tutto. Non cambia la guerra fredda, cioè alti e bassi, però cambia moltissimo quella pressione volta ad annichilirlo, questo partito. E questo spiega anche il ritardo. Quelli venuti dopo non sanno nulla, hanno vissuto nella bambagia, perciò alla fine si sono ridotti a sbaraccare tutto quanto, e vincere le elezioni ai parioli. Michele ha fatto un altro salto in avanti importante, e nel citarla ancora una volta noi dobbiamo portarla ad oggi e alla stretta attualità. Intanto perché quasi alla conclusione del libro fa riferimento a quella cultura politica che ci manca. Abbiamo visto che tutto questo periodo non è stato un periodo completamente aureo, cioè lei ci ha ricostruito tantissimi passaggi di questo secolo. Però dice: il mondo che è finito e nell'ambito del quale si è consumata la storia dei partiti politici, tra cui il PC, era sul terreno delle formazioni politiche di massa un mondo ordinato. I dirigenti ai diversi livelli erano selezionati dalla prassi e dall'impegno quasi totalizzante ed erano perciò accettati e riconosciuti. Ora lo spazio politico è diventato sempre più un business economico e la prateria spalancata davanti agli appetiti personalistici degli arrivisti senza principi vastissima. Lo spazio politico è sempre più lo spazio di chi ha i soldi, mentre le corporazioni sono sempre più settorializzati e in tale prospettiva agguerrita. Siamo arrivati con queste pagine, con queste ultime pagine, al tempo, all'oggi, al tempo in cui ci chiediamo se ancora ha senso parlare di destra e di sinistra, in un momento in cui all'indomani dell'insediamento del governo Draghi, che è un'operazione quasi totalitaria, ma che sta creando delle altre frazioni, le ennesime scissioni o comunque differenze e divisioni sia a destra che a sinistra. Lei ha detto: non basta piannucolare sul malfatto, sul non fatto, ci si rimbocca le maniche e si cerca di fare il possibile. Oggi ha senso parlare di destra e sinistra? Che significato dare alla sinistra? E ce lo dica, ci dica il suo punto di vista, non soltanto a livello nazionale, perché noi come una ripresa cinematografica vogliamo arrivare anche a guardare questa nostra povera Puglia, la dico così, ora vediamo come sviluppiamo. Grazie. Sono impreparatissimo, lei mi interroga sulla politica pugliese, mi darà 4 minuti. Sull'oggi pugliese. Comunque, a parte questo gioco mio di parole, la domanda che lei mi fa impone, secondo me, alcune considerazioni non allegre, che non si fanno più volentieri da ultimo. Io invece amo la chiarezza, dire quello che penso, sapendo che può non piacere. Da quanto tempo
esiste la cosiddetta comunità europea, non sto facendo l'interrogatorio, 1957, il trattato. Dopo il fallimento della comunità europea di difesa nel 1954. Sostanzialmente un pezzo dell'Alleanza Atlantica, più o meno così apparentemente autonomo, ma subalterno. Dopo la fine dei paesi dell'Est Europa e delle comunità dei paesi socialisti, il Patto di Varsavia, il Comecon, eccetera, l'unificazione tedesca, l'Europa diventa Unione. Da allora sono passati 30 anni. La riunificazione tedesca è dell'ottobre del 90, quindi prima ancora. Questo mi va. Dopo un anno, appena addirittura si scioglie l'Unione Sovietica, che sembrava una cosa impensabile, no? Ora, questi 30 anni vogliamo valutarli, cioè vogliamo capire che cosa hanno prodotto. È nata veramente un'Unione Europea? In che cosa consiste? Qual è la dinamica che la fa funzionare? Cosa contano gli elettori dei singoli paesi? Sono domande che non si fanno. Perché? Perché la ex sinistra ha abbracciato come suo unico pensierino questo concetto vuoto che si chiama europeismo, che non vuol dire nulla, che avrebbe senso se ci fosse l'africanismo, l'asianismo, l'australianismo, no? Che dire che un continente è un concetto politico è una stupidaggine, naturalmente. Specie se uno pensa che cosa ha fatto l'Europa al mondo per mezzo secolo, portando alla catastrofe l'umanità intera. Poi si è pentita, è diventata buona perché non conta nulla, politicamente e militarmente, e allora dobbiamo improvvisamente dire che siamo europeisti, cioè nulla. Ora, questo gioco di parole, la sostituzione di un vuoto ad un pensiero, ha disarmato completamente la sinistra e ha regalato alle forze neofascistiche, che ancora una volta sono demagogiche e nazionaliste e xenofobe, una prateria, un trionfo. Pudicamente si dice da parte delle persone per bene che quelli sono sovranisti, che anche un'altra parola stolta, perché la sovranità di uno Stato non è un crimine, addirittura è uno dei requisiti dell'esistenza stessa dello Stato. La Banca d'Italia è minorata perché è subalterna alla Banca Centrale Europea. La Banca d'Italia è il tempio, va bene, il luogo più importante della costruzione di uno Stato, nella fattispecie dello Stato italiano. Va bene. Allora, questa costruzione come è messa in essere? Attraverso un gioco di elezioni, diciamo così, sportive, che producono un Parlamento europeo presieduto da una persona di solito molto elegante, che non conta nulla, perché conta la Commissione europea. La Commissione europea non risponde a nessun Parlamento e comanda, ma semmai risponde a che cosa? Come disse il presidente della Bundesbank all'inizio di questa storia, non rispondo al suffragio degli elettori, rispondo al suffragio dei mercati. Punto. Va bene. Allora, questa struttura è l'ammazza sinistra. Questa è la verità. Dopodiché lo spazio è minimo. Ma naturalmente, come disse il compagno Stalin al compagno Nenni, quando lo ricevette, Nenni l'ha ricordato commemorando Stalin alla Camera dei Deputati in Italia, no? Il 6 marzo del 1953. Stalin mi ha detto: non dare mai per perduta la situazione, non perdere mai il contatto con l'avversario, non mettere mai in gioco la vita del partito o dello Stato. E Nenni disse: questo è l'insegnamento più importante che io ho avuto in questo incontro memorabile. Allora, io non sono il tipo che dice: cioè, la situazione è perduta, ritiriamoci sull'Aventino o in convento. Dico che l'obiettivo immediato è cercare di far capire che questa costruzione europea così fallace e punitiva deve essere profondamente trasformata, deve essere dalle radici cambiata. E questa è una battaglia politica che non si può regalare alla destra cosiddetta sovranista, esorcizzata con questo aggettivo privo di senso.
Michele, aggiungi, ti prego, qualcosa anche rispetto al momento attuale, perché ci porti tu sulla, sullo sguardo pugliese. Allora, io non mi vorrei prendere questo demerito, perché non me lo merito nemmeno. Il professor Canfora ci ha detto che ci dobbiamo rimboccare le maniche, quindi dobbiamo uscire da... No, voglio dire innanzitutto qualcosa sulle cose molto importanti che ha detto Luciano Canfora adesso. Dico molto importanti innanzitutto perché sono, come tutti sappiamo, molto dibattute, cioè... Stiamo mettendo le mani su alcuni dei nodi che non noi nella nostra, diciamo, piccolissima bolla, ma che tutto sommato si stanno discutendo in tutta Europa, si discutono in Italia, si discute nella sinistra italiana, nella sinistra francese, insomma si discute un po', forse per certi versi, in tutto il mondo. Allora io voglio dire su questo però alcune cose. Io non vorrei, almeno io, non è il caso di Luciano Canfora, aver dato l'idea di voler esagerare con i demeriti, e mi spiego perché. È certo che esiste un problema di cultura politica, basta accendere una TV o sentire un programma alla radio per rendersi conto che c'è una gigantesca, drammatica, tragica caduta di cultura politica nel nostro paese, ma non nell'opinione pubblica diffusa, nei cosiddetti leader politici, tanto in quelli locali quanto in quelli nazionali. E questa è una pura constatazione di buon senso, direi, non è neanche una valutazione. Ma il nostro problema non è solo culturale, perché, come anche Luciano Canfora dice giustamente, anche questa peraltro è considerazione per certi versi addirittura ovvia, questa caduta di cultura politica non è soltanto l'errore di qualcuno, è la conseguenza di una lotta, qualcuno la definirebbe con definizione d'antan, di classe, che si è svolta negli scorsi decenni e che, come qualcuno dice, l'hanno vinta gli altri. Come dice Gallino, grande Luciano, esatto. Gallino. La lotta di classe c'è stata e l'hanno vinta gli altri, e noi, diciamo, noi l'abbiamo persa. Se volessimo fare delle battute, ma veramente delle battute, altrimenti il professor Canfora mi boccia all'esame, la rivoluzione in Occidente l'hanno fatta, ma l'hanno fatta i nazifascisti, l'hanno fatta in Italia, l'hanno fatta in Germania, l'hanno fatta in Spagna. Il movimento operaio non ha fatto rivoluzioni in Europa, o quantomeno non ha fatto rivoluzioni coronate da successo. La globalizzazione, quella che noi chiamavamo, e ovviamente era l'esatto contrario, la battaglia l'internazionalismo, l'ha fatta il capitale finanziario, non l'ha fatta il movimento operaio. Anzi, se c'è un tema su cui l'internazionalizzazione ha giocato al contrario, è proprio il tema del lavoro. La capacità di distribuire il costo del lavoro su scala globale, facendo produrre beni sotto costo dove i diritti sociali e i diritti dei lavoratori, sindacati non esistono, per vendere quelle merci da noi. C'è un gigantesco problema su questo correlato, lo enuncio soltanto per esempio al modo di produzione cinese, dove esiste una strana forma, diciamo, di capitalismo totalitario con venature socialiste per un verso e venature ultracapitaliste per altro verso. I partiti nuovi li hanno fatti anche in Italia, ma li ha fatti la destra, non è riuscita a farli la sinistra. Quindi non è soltanto un problema culturale, noi siamo dentro un frangente della storia che, per una serie di ragioni strutturali, non soltanto appunto di errori politici o di ritardi o di deficit culturali, ci ha portato al punto in cui siamo. Perché lo dico? Non solo per correggere l'impressione errata che posso aver dato di attribuire a singole persone o movimenti o partiti un disastro così epocale, almeno per questo aspetto, ma anche perché, secondo me, e in questo sono solo parzialmente d'accordo con Luciano Canfora, il tema dell'Europa sta dentro questo aspetto.
perché tutto quello che lui dice è assolutamente condivisibile, anche qua come si potrebbe negarlo, che l'Europa sia una costruzione puramente ideologica, e di quale ideologia però dovremmo discutere, è un fatto, d'altra parte è un fatto anche geografico, basterebbe disegnare sulla cartina i paesi che fanno parte dell'Unione Europea per rendersene conto. Che lo statuto dell'Unione Europea, per come si è costruito e affermato nel corso degli anni, sia uno statuto che certamente ha aumentato e non diminuito le diseguaglianze, pur distribuendo e diciamo redistribuendo capitali nei paesi via finanziati, è un dato di fatto anche questo raramente discutibile. Mi chiedo però se oggi sia possibile, e qui secondo me c'è un tema che riguarda il cosiddetto sovranismo, che è parola priva di significato, ma questo è del tutto evidente, se sia possibile oggi concepire una battaglia politica fuori dall'Europa. Cioè se sia possibile costruire quella dimensione di cui Luciano Canfora parla e su cui invece sono completamente d'accordo, non nella dimensione europea, che è certamente una dimensione vincolata, costretta, difficile, per tutte le ragioni che stanno anche nelle regole di funzionamento dell'Unione Europea, le regole economiche, le regole politiche, per certi versi anche le stesse regole giuridiche, o se invece inevitabilmente oggi il terreno dello scontro, la dimensione reale del conflitto politico non sia necessariamente, quantomeno anche in Europa. Faccio un solo esempio e poi, come si dice, mi taccio. Se c'è un aspetto sul quale, ahimè, ancora una volta l'Europa ha dimostrato di essere inadeguata, e gravemente inadeguata, in questi giorni questa grave inadeguatezza si sta traducendo in un problema di difficile gestione anche per la vita di ciascuno di noi, è esattamente nella risposta alla pandemia. Sin dall'aspetto più banale, cioè la capacità di stare sul mercato, tra virgolette, o di costruire un mercato sul problema dei vaccini. E però esiste una via nazionale alla lotta alla pandemia? Esiste una via nazionale alla lotta alla pandemia che non tenga conto del mondo reale in cui noi siamo di fatto collocati, se vogliamo, anche per effetto della lotta di classe che c'è stata e che hanno vinto gli altri? E qui l'argomento diventa un po' più complicato, perché anche qui potremmo fare, diciamo, battute e pensare. E dentro una struttura, quella del Patto Atlantico, nato nel 49 in una situazione storica che non esiste più, che fa da tutore guardiano alla nostra cosiddetta Unione Europea sui temi fondamentali, che sono quelli della politica estera, della politica militare, del commercio. Noi facciamo le sanzioni alla Russia perché riteniamo che la Crimea non faccia parte della Russia, ma non, poi desidereremmo lo Sputnik vaccino. San Marino lo compra da ieri, compreranno soltanto Sputnik, va bene, e la Germania lo comprerà sotto banco, dopo aver comprato sotto banco 30 milioni di dosi Pfizer, e noi siamo vincolati stupidamente a questa sudditanza. Ora, se non abbiamo questa gabbia da far saltare, noi non ne veniamo fuori, questa è la verità. E ne veniamo fuori, naturalmente, è strano, ma è molto significativo, il capitale finanziario è sommamente internazionalista, per struttura, per natura. C'è un pallido legame internazionale tra le varie formazioni operaie in Europa? Zero. Ognuno fa per sé. La Grecia è stata pugnalata e l'abbiamo lasciata pugnalare nel 2015. Nelle elezioni del 18 in Italia è stata resa nota una dichiarazione di Juncker, il quale fu il principale pugnalatore della Grecia 3 anni prima: abbiamo calpestato la dignità del popolo greco. Uno me lo dicevi 3 anni fa, era meglio. Il nostro governo poteva in quel momento, era purtroppo diretto da un Renzi, aiutare la Grecia, far saltare questi vincoli che torneranno. L'altro giorno Dombrovskis cosa ha detto? Nel 22 torna il patto di stabilità. Quindi va bene, ora è un bel il Monopoli, no? Il signor Bonaventura che brandisce il milione sul Corriere dei Piccoli, ma la ricreazione è finita.
disse il generale De Gaulle nel 1970, no, dopo il 68 francese, la regressione finisce. E ci dicono e ci ripetono che i mitici 209 miliardi ne abbiamo già spesi 150 per i ristori, indispensabili, ce li siamo già bruciati, quindi stiamo discutendo di fare un bellissimo recovery plan sul nulla, perché l'abbiamo già speso. Tutto questo va chiarito per ricominciare. Nella reticenza si può soltanto soffrire. Fatemi chiedere ad entrambi un messaggio. Io faccio finta di essere una 25enne, 30enne, 20enne. In Italia tutto quello faccio finta, ma proprio finta. In Italia tutto quello che è successo ha generato scissioni, e mentre queste dinamiche di partito, di movimento politico si sono succedute, la cosa più importante che abbiamo perso è la militanza, cioè la voglia di essere impegnati, di stare nelle cose. Ed è una questione per me importante per il punto di vista che un movimento politico locale comunque deve avere, perché penso che tutto si debba costruire, ecco, nulla viene dal nulla, no? Si deve tutto costruire dall'impegno e dall'azione dei singoli. Da dove riparte l'impegno politico, anche la militanza, dei più giovani? Che messaggio possiamo mandargli nel momento in cui ascoltano un Bersani, ma cito uno delle decine di interventi che nel ricordo del centenario del Partito Comunista, misto e quindi negli stessi giorni in cui si discuteva di una crisi che non era crisi politica o crisi di governo, era crisi della politica, finalmente penso sancita in toto. Se una giovane cittadina ascoltano Bersani dire che l'unica, diciamo, prospettiva che si vuole dare è non rientrare, non contempla l'idea di rientrare in un PD rinnovato, e dice: sento spesso pronunciare questa parola, ricomposizione, quindi il fenomeno inverso, il ritorno dopo le scissioni. Lo dico chiaro, non è questo il problema, non servirebbe, non è sufficiente rimettere insieme i vecchi attrezzi, serve una cosa nuova, una sinistra dei tempi nuovi, noi siamo pronti. Sarebbe da dire. Che cosa fa quando ascolta queste parole e che cosa fa per essere utile a una sinistra nuova? Vorrei veramente chiudere, anche perché, diciamo, stiamo abusando un po' dei tempi web normali, insomma, che si possono sostenere, però si potrebbe andare davvero avanti per ore. Ma un messaggio di ecco, cose da fare, di propensione, di atteggiamento da avere rispetto comunque a un impegno politico, io sento il dovere di lanciarlo e di prenderlo a mia volta, perché le nostre associazioni politico-culturali, i nostri movimenti politici sul territorio devono ripartire dal senso di un impegno. A voi la parola. Ci possono essere due risposte. Una è quella di uno storico greco molto acuto e tutt'altro che ottimista, che si chiamava Tucidide, il quale dice: la speranza ha portato alla rovina. Cioè, se io faccio politica perché spero qualche cosa, ma non ho le forze per attuare quello che spero, vado alla rovina. Quindi la speranza fine a se stessa non serve a nulla.
Nella situazione nostra concreta, di cui abbiamo ampiamente parlato, avere demolito la forma partito in ogni suo aspetto, cioè l'organizzazione, è come fare la partita a scacchi senza la regina, no? Tolgo il pezzo più importante e faccio quella e perdo. Va bene. Quindi avere demolito tutto ciò rende una risposta appena appena sensata alla sua domanda quasi impossibile. Ciò non toglie che per fortuna la realtà non sta mai ferma. Quindi questa costruzione oppressiva che è stata abilmente costruita e a suo modo perfetta, va bene, compresa la famosa moneta che ha dimezzato il valore reale del salario, quindi nessuna Confindustria avrebbe mai osato sperare di sconfiggere la classe operaia nella contrattazione in maniera così brutale, e invece con l'operazione Ciampi, Prodi, eccetera, noi siamo dinanzi al salario dimezzato e vabbè, i sindacati impazziscono naturalmente, perché questa è la realtà. Però in tutto questo mostro c'è un punto che non funziona, cioè si demolisce l'ambiente, no? Siamo ridotti proprio ai primordi. Le giovanissime generazioni questo discorso lo percepiscono in modo immediato, perché è una cosa che si vede, si tocca. Però cosa va spiegato? Che l'ambiente è ridotto come è ridotto perché il Dio profitto è stato anteposto a qualunque rispetto della realtà, della natura, dei rapporti umani. Quindi la lotta contro il profitto che diventa il Dio passa oggi attraverso il riscatto della tematica ambientale. È poco rispetto alla Commissione Europea, alla BCE e tutto quello che sappiamo. Però è una leva in mano a generazioni che di qui a 10 anni saranno alla disperazione in questo degrado e che forse si organizzeranno, noi non lo sappiamo, ma probabilmente creeranno i loro organi. Allora, io qui voglio tentare di essere anche onesto fino all'eccesso. Come si fa a negare una difficoltà oggettiva oggi nel discorso politico? Noi abbiamo attraversato adesso, con qualche battuta per quel che mi riguarda e con qualche considerazione ben più profonda, alcuni decenni di storia nazionale nel corso dei quali siamo passati dalla rivoluzione vagheggiata nel 1921 all'antifascismo e poi alla resistenza degli anni 40, poi non ne abbiamo parlato, è rimasto sullo sfondo, ma è un tema che ha, diciamo, agitato la società italiana nel dopoguerra, la grande rincorsa della ricostruzione, no, del boom economico, poi, fino ad arrivare alla soglia degli anni 70 con questa... Adesso dovremmo fare su quello un ragionamento a parte, ma questa nuova idea della liberazione, il 68, il Vietnam, la guerra contro l'imperialismo, eccetera. Insomma, comunque li si vogliano giudicare, questi decenni sono stati caratterizzati da una fortissima passione politica, che è un po', come dice giustamente Luciano Canfora nel libro, un che di religioso. Perché in fondo ha sempre un rapporto col trascendente, è una forma di passione nella quale c'è una componente di sacrificio, di impegno personale, di rinuncia, a volte anche fino a forme estreme, ma che ha sempre un orizzonte ampio, anzi un orizzonte enorme, un orizzonte trascendente, un altro mondo, no? L'altro mondo è possibile. Ora, è difficile convertire tutto questo nel governo di una ASL o nell'amministrazione di una società in house, ma pure nella raccolta differenziata, perché oggettivamente sono dimensioni della vita di ciascuno di noi nelle quali questa area di trascendenza, di sacrificio per l'altro, è difficile ritrovarla. Il tema vero, secondo me, ma qui veramente esprimo un parere del tutto personale e soggettivo, e forse noi dovremmo di nuovo porci le domande fondamentali, cioè siccome poi in realtà, sottintesi ai ragionamenti che abbiamo fatto, c'è
anche nella lotta di classe che hanno vinto gli altri, l'idea di una oppressione e anche di una dissipazione del mondo così com'è, lo ricordava adesso Luciano Canfara col tema dell'ambiente, e forse ci dovremmo chiedere se esiste ancora oggi un orizzonte di liberazione. Parlo di orizzonte naturalmente, perché l'idea che si possa realizzare il paradiso in terra è un'idea che abbiamo capito avere caratteristiche intrinsecamente totalitarie. E io a questa domanda credo che forse dovremmo tentare di incominciare a dare una risposta, perché è vero che questo orizzonte di liberazione non può più essere inscritto soltanto dentro le righe del Novecento e soltanto dentro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo così come veniva concepito nel Novecento, ma che esista una dimensione di sopraffazione, di ingiustizia, di sfruttamento e quindi una prospettiva di superamento di tutto questo, come si fa a negare? Io lo dico solo con riferimento a un fatto piccolo, banale, marginale, eppure a noi così vicino. Noi continuiamo a sopportare, noi tutti, compresi i presenti, l'idea che nel momento in cui noi parliamo di oppressione, liberazione, comunismo, sinistra, liberazione, eccetera, alcune migliaia di persone siano nella neve tra la Bosnia e la Croazia perché sono state respinte del tutto illegittimamente secondo le regole nostre, non soltanto secondo le regole internazionali, ai nostri confini e ricacciate diciamo in paesi nei quali la protezione internazionale e anche il riconoscimento dello status di rifugiati è soltanto formalmente accettabile secondo i nostri standard. Perché faccio questo esempio? Perché sono buono o perché sono buonista? No, perché esiste una dimensione mondiale, globale dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e della sopraffazione fino all'annichilimento fisico che è del tutto evidente nella vicenda recente delle migrazioni, che è quella che poi insieme all'ambiente fa saltare il banco dell'ordine mondiale, tanto è vero che siamo costretti ad accettare campi di concentramento, perché di questo si tratta, a poca distanza da noi e gestiti al di fuori di qualsiasi regola di rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone. Beh, di più, perché l'Europa paga miliardi a Erdogan. Erdogan, esattamente. E si salva la coscienza. Esattamente. Allora, se questo è vero, e ahimè e ai noi questo è vero, come si fa a negare che esiste oggi una dimensione dell'impegno personale, civile e politico che, se volete, sta anche dentro le nostre piccole cose, piccolissime cose, il nostro lavoro, il nostro impegno quotidiano, il lavoro dello storico, lo scrivere un libro o l'occuparsi di diritti borghesi, come capita, diciamo, prevalentemente a me, ma che non può non avere un orizzonte anche di questo genere. E come si fa a negare che questo orizzonte è un orizzonte che ha, secondo me, le stesse caratteristiche, la stessa importanza e per certi versi la stessa necessità degli orizzonti di cui ci siamo occupati in precedenza e che sono dentro la storia del movimento operaio? Questo è, secondo me, quello che manca. Se c'è qualcosa che oggi manca alla sinistra, in Italia, in Europa e per certi versi nel mondo, è esattamente questa dimensione. C'è una dimensione che certo tenga dentro anche l'amministrazione della ASL o il governo di una piccola città o il governo di una regione come la nostra, ma che non rinunci ad avere questo orizzonte, questa prospettiva, che è quella non della realizzazione del paradiso in terra e neanche della eliminazione delle ingiustizie, ma viva Dio, almeno di qualche piccola realizzazione di giustizia, almeno dove possiamo arrivare a mettere le mani noi. E direi che su questo c'è tantissimo da fare, non poco. Io devo assolutamente ringraziare